interrogazione di cui è cofirmatario, prego. Grazie Presidente, grazie Ministri, grazie colleghi. Innanzitutto credo sia doveroso sottolineare la nostra gratitudine, la nostra solidarietà e vicinanza agli agenti della Guardia di Finanza, che proprio in relazione al caso della Sea-Watch 3, oggetto di questo intervento, hanno rischiato la vita nei giorni scorsi. Questa vicenda ha avuto inizio il 12 giugno scorso, quando la nave trasferì a bordo 52 immigrati che si trovavano al largo delle coste libiche contro l'indicazione della Guardia Costiera libica. Fin dall'inizio la vicenda è stata caratterizzata da una serie di comportamenti di estrema gravità e violenza, sia per la scelta di fare rotta direttamente verso l'Italia, sebbene paese di approdo più lontano e pur mettendo a rischio la vita degli stessi immigrati a bordo, e poi per la decisione di attraccare al porto di Lampedusa senza alcuna autorizzazione, mettendo a rischio, come detto, la vita degli agenti della Guardia di Finanza, che cercavano solo di far rispettare la legge. Purtroppo non è la prima volta che questa nave battente bandiera olandese, ma gestita da omonima ONG tedesca, mette in atto comportamenti pericolosi per la sicurezza degli stessi immigrati e del nostro paese. Per questo, Ministro, le chiediamo di sapere come intenda proseguire nella linea di contrasto all'immigrazione illegale e nel rafforzamento delle misure di controllo dei confini nazionali, in particolare marittimi. Grazie, il ministro dell'Interno Salvini ha facoltà di rispondere, prego. Grazie Presidente, mi associo alla vicinanza a dei militari che hanno rischiato la vita per difendere i confini e la sicurezza del nostro Paese e mi auguro che tutti gli apparati dello Stato la pensino nella stessa maniera, perché sarebbe grave se fosse il contrario. I numeri dicono che quest'anno gli sbarchi sono calati dell'84% rispetto all'anno scorso e del 97% rispetto al 2017. Delle domande di protezione internazionale solo il 7% è stato riconosciuto a livello di rifugiato. Il numero dei morti, secondo i dati dell'ONU, è sceso dai 5.096 del 2016 ai 584 del 2019. Potrei andare avanti con tante altre statistiche, il mio ministero mi ha preparato, Scalfarotto, però deputato Scalfarotto. innanzitutto Prego, vada avanti. vado avanti e ringrazio il gruppo della Lega che ha presentato questa interrogazione, che è presente al completo e non mi sembra che si possa dire altrettanto di altri gruppi presenti in questo Parlamento. Il caso della Sea-Watch ha dimostrato l'efficacia delle misure adottate col decreto sicurezza bis che si appresta ad arrivare in Parlamento e sono sicuro che il Parlamento riuscirà a renderlo ancora più stringente, rigoroso ed efficace. Quindi mi ovviamente affido all'intelligenza e al buonsenso di quest'Aula. Non ci sono altre parole per esprimere il convincimento che in Italia possa arrivare chi ha il diritto di arrivare, che proseguano i corridoi umanitari per donne, ragazzi e bambini che scappano davvero dalla guerra e che non arrivano con barchini o barconi gestiti dai trafficanti di esseri umani, che con quei soldi poi comprano armi e droga. E ripeto che io non sarò mai complice dei trafficanti di armi e di droga, perché qua non si parla di generosi soccorritori, ma si parla di trafficanti di armi e di droga. Andremo avanti così e sono convinto che ci sarà prima o poi anche un giudice, perché il 99% dei giudici italiani amministra la giustizia con obiettività e non con pregiudizi politici. Sono convinto che anche sul tema immigrazione avremo la fortuna di imbatterci prima o poi come popolo italiano in un giudice che applicherà le leggi e non le disattenderà, perché in quel caso si toglie la toga, si candida col Partito Democratico e viene in Parlamento. Fino a prova contraria i giudici devono applicare la legge. Linea Ha dura facoltà quella di replicare il ribadita deputato dal Iessi. vice premier Salvini, solidarietà alla Guardia di Finanza. Andremo Deputato avanti Iessi, così, ha prego. detto Deputato Salvini Iessi, rispondendo ha facoltà di all'interrogazione della replicare. Lega. Come vedete, i deputati si sono alzati in piedi per applaudirla, ma adesso deve arrivare la replica della Lega. Che arriva via mare. Proprio in queste ultime ore abbiamo avuto l'ennesima dimostrazione di cosa si celi dietro il business dell'accoglienza, con l'indagine avviata su quattro ONLUS legate alla criminalità organizzata che
che ha portato all'arresto di 6 persone per i reati di truffa aggravata, autoriciclaggio e associazione a delinquere. L'immigrazione senza regole, è stato detto, avvantaggia gli scafisti, le mafie e le organizzazioni che lucrano su queste tragedie umane. Purtroppo nel nostro paese succedono cose strane. Succede che una nave, attenti alla vita di agenti della Guardia di Finanza, quegli eroi quotidiani impegnati a garantire la nostra sicurezza, ricevendo dal magistrato di turno una pacca sulla spalla. Succede che alcune forze politiche, nel tentativo forse di nascondere le responsabilità di alcuni propri esponenti dell'indegna vicenda di Reggio Emilia, dove bambini venivano strappati agli affetti dei propri genitori per essere venduti, molestati e abusati, mostrino una vicinanza direi fisica a chi ha messo a rischio la vita degli agenti della Guardia di Finanza. Succede che paesi esteri... Deputato Scalfarotto. Iezzi, vada avanti. Grazie. Succede che paesi esteri, nell'indifferenza dei vertici europei, si sentano in diritto di puntare il dito contro il nostro paese, quando loro, dei diritti degli immigrati, hanno fatto carta straccia, gettandoli nei boschi italiani sul confine francese o sedandoli nel tragitto dalla Germania al nostro paese. Queste cose non devono più succedere. Ministro, lei non è solo. Il paese chiede legalità, il paese con lei. Grazie. Passiamo all'interrogazione numero 3843, deputati Fratoianni e Fornaro, concernente chiarimenti in relazione al divieto di ingresso, transito e sosta della nave Sea-Watch 3 nelle acque territoriali italiane, recentemente disposti in base al decreto legge numero 53 del 2019. Colleghi, per favore. Il deputato Fratoianni ha facoltà di illustrare la sua interrogazione, prego. Grazie signor Presidente. Signor Ministro dell'Interno, dopo averla vista ieri sera livido in volto ad attaccare la magistratura nel tentativo, peraltro un po' goffo, di mascherare la clamorosa sconfitta subita dalla sua linea dopo l'ordinanza del GIP di Agrigento, le risparmierò qui l'illustrazione in dettaglio della mia interrogazione, anche perché, come lei sa, io ero a bordo e, come io immagino e spero, lei avrà seguito minuto per minuto quello che stava accadendo durante l'attracco della Sea-Watch. Vado dunque alla domanda e vorrei sapere perché, signor Ministro, nonostante fosse stata da ore annunciato e raggiunto un accordo internazionale con 5 paesi europei pronti ad accogliere i profughi della Sea-Watch, nonostante da giorni 50 sindaci tedeschi avessero annunciato la loro disponibilità ad accogliere quei profughi, nonostante la diocesi di Torino avesse ripetutamente annunciato la disponibilità senza oneri ad accogliere quei profughi e nonostante la Libia non possa essere in nessun modo, forse tranne che da lei, considerata un porto sicuro, non abbia autorizzato lo sbarco, evitando di infliggere altre sofferenze inutili a quelle persone, e voglio sapere anche chi ha ordinato a quella motovedetta di frapporsi fisicamente tra la banchina e la Sea-Watch, mettendo sì così a rischio l'equipaggio di quella stessa motovedetta. Il ministro, colleghi, colleghi, il ministro dell'Interno Salvini ha facoltà di rispondere, prego. Eccoli i veri colpevoli, i finanzieri. Che deputata hanno Bruno Bossio. Inaudita tentato di difendere le leggi e i confini di questo paese. Pensa a te che gente strana che indossa la divisa di un paese difende le leggi e i confini di quel paese. E questo lo penso anche per i carabinieri e i poliziotti che, stando a questa sentenza, non hanno più diritto di infliggere l'alta a nessuno, perché chiunque, magari arrivando dalla Germania, bianco, ricco e tedesco, si sente in diritto di speronare una macchina dei carabinieri. Colleghi, deputato Fornaro. Deputato Fornaro. Mi perdonerà poi l'onorevole interrogante se non ho avuto modo di seguire H24 le sue dirette social, ma mi rifarò nelle prossime ore. Devo dirvi che per la mattina successiva era già stato autorizzato lo sbarco. È per questo che è inammissibile l'atto criminale di chi, sulla pelle dei 41 a bordo e sulla pelle dei 5 finanzieri, ha fatto solo e soltanto una sporca battaglia politica.
si è trattato unicamente di una sporca battaglia politica, né più né meno. Grazie al nostro tener duro siamo riusciti a coinvolgere 5 paesi europei, poi prendo nota dei 50 sindaci tedeschi a cui spediremo 100 immigrati a testa, visto che sono così generosi e solidali quando si tratta dello sbarco di 41 persone. Deputato Scalfarotto, deputato Scalfarotto, vada avanti ministro. No, ma Non ho problemi per le interruzioni del deputato Scalfarotto, assolutamente. Anzi, ministro, vada avanti sull'interrogazione. Va bene, comunque il senso è che ovviamente rappresento l'autorità nazionale di pubblica sicurezza di questo paese. Piaccia o non piaccia, mio onore e mio onere è far rispettare le regole. E finché faccio il ministro dell'interno, in Italia entra chi ha il diritto di entrare, non una persona in più, non una persona in meno. Quegli immigrati sarebbero sbarcati pacificamente la mattina dopo, se di notte non fosse stato commesso quello che è un vero e proprio atto di guerra, che spero come tale venga condannato da un giudice. Perché ci sarà un giudice in questo paese. Deputato Fratoianni, è un atto criminale sulla pelle di 41 migranti a bordo e 5 finanzieri. Sarebbero sbarcati la mattina dopo. Ascoltiamo la replica. Peraltro poche dirette social, ministro. Del resto è così impegnato a farle lei una ogni minuto che capisco che non abbia il tempo per seguire quelle altrui. E tuttavia le voglio dire che se avesse autorizzato lo sbarco per il mattino dopo e lo avesse comunicato o qualcuno lo avesse comunicato, probabilmente la comandante non avrebbe ritenuto necessario, per stato di necessità, entrare nel porto di Lampedusa. Ma né lei né nessuna autorità presente, peraltro sollecitata da numerosi parlamentari a bordo, ha in quei minuti annunciato in nessun modo che lo sbarco sarebbe stato autorizzato per il mattino dopo. Nessuna comunicazione è arrivata. E la verità è che la sentenza del GIP di Agrigento segna non solo una sconfitta per le sue scelte, il suo comportamento, il suo cinismo, ma anche per il suo impianto politico più complessivo. Non c'è violazione del 1100 perché, come dovrebbe lei sapere, la Guardia di Finanza non può essere considerata nave da guerra dentro le nostre acque territoriali. Non c'è resistenza pubblico ufficiale perché quella resistenza è giustificata dall'osservanza di norme di carattere convenzionale e dunque colleghi, sovraordinata. Colleghi, quella... Presidente, colleghi, io lo capisco, no? Perché quando si rosica, come si dice a Roma, quando si rosica così tanto, capisco la reazione. Quindi rosicate, continuate a rosicare e mettetevi l'anima in pace. Mettetevi l'anima in pace. Avete subito una clamorosa sconfitta nel nome della legge, dello Stato di diritto, della dignità e dell'umanità. Dovete vergognare e dedicatevi, visto che non avete meglio da fare, continuate a dedicarvi nel gruppo della Lega a organizzare fotomontaggi, vero Presidente? Perché quando un deputato della Repubblica si mette a organizzare fotomontaggi a danno di altri deputati, forse qualcosa dovrebbe essere detto anche dalle istituzioni di questa Camera. E tuttavia, e ho concluso, signor Ministro, il suo comportamento, il suo attacco alla magistratura dimostra, ripeto, non solo il suo cinismo, ma anche il carattere eversivo dei suoi comportamenti. Un ministro dell'interno che tratta la sentenza di un giudice ogni volta che quella sentenza non è gradita, come una scelta politica, determina e mette in atto comportamenti eversivi. Lei si comporta in modo eversivo. E per concludere, concluda, le voglio mostrare questo disegno, adesso gliele farò dono. Questo disegno l'ho visto ieri, non l'avevo ancora visto. Lo ha fatto mio figlio che ha 6 anni, a novembre dell'anno scorso, nella settimana dei diritti dei bambini. Ci è arrivato un bambino dei 6 anni a disegnare una barca con dei bambini, perché spesso, sa, i bambini disegnano altri bambini. E ha fatto scrivere alla maestra, perché lui non sa ancora scrivere, una frase molto semplice: non avere paura che ci sono io e ti tengo. Perché sa qual è il punto, signor Ministro? Provare a costruire un paese libero dalla paura. Questo dovrebbe fare un ministro degli interni. Lei lavora ogni giorno per aumentare la paura nel paese. Si vergogni se ci riesce ancora.
Passiamo all'interrogazione numero 3844 della deputata Lorenzin. Colleghi, deputata Bruno Bossio, colleghi, rivedremo le immagini. Colleghi, siamo in questo time. Momento vivace, colleghi, in aula. Colleghi, dobbiamo andare avanti. Ascoltiamo. Passiamo Fico. All'interrogazione numero 3844 della deputata Lorenzin, concernente iniziative volte a contrastare la diffusione delle droghe a partire dall'ipotesi di chiusura dei cosiddetti cannabis shop. La deputata Lorenzin ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego, diamo l'opportunità alla collega Lorenzin di poter illustrare il question time. Prego. Deputato D'Alessandro, dobbiamo andare avanti. Deputato Lorenzin, prego. Presidente, vorrei interrogare il Ministro su una questione molto seria che riguarda anche lui nella qualità di Ministro degli Interni, che si occupa della sicurezza nazionale, che è quella della diffusione della droga nel nostro Paese. Nel 2019 la relazione europea sulla droga ha evidenziato un aumento dell'1% di consumo di sostanze stupefacenti in Italia. L'Italia si attesta tra i primi 5 paesi in Europa per consumo di eroina. Abbiamo avuto un aumento esponenziale di consumo di eroina, cocaina, droghe sintetiche, siamo tra i maggiori consumatori di marijuana e abbiamo un alert da tutte le società scientifiche, da quella pediatrica alla società di psichiatria, per quanto riguarda le sostanze psicotrope. Ora, per quanto riguarda la questione degli shop che vendono la cosiddetta cannabis light, lei stesso ha affermato in più occasioni la intenzione di chiudere questi shop e che fossero shop che incentivavano ad una normalizzazione dell'uso di sostanze. Il 30 maggio scorso le sezioni riunite della Corte di Cassazione hanno sentenziato che non è possibile di fatto commercializzare al pubblico sotto qualsiasi titolo prodotti derivanti dalla coltivazione della cannabis sativa, salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante, e su questo ci sarebbe molto da dire. Ora, è più di un anno che noi abbiamo nel nostro territorio nazionale dei negozi che vendono marijuana light senza che questo Parlamento lo abbia deciso, senza che ci sia una regolamentazione, senza che nessuno ne abbia discusso. Questi prodotti vengono venduti senza nessun limite di quantità a bambini, donne incinte, a persone in qualsiasi condizione di salute, e anzi viene propagandata come una cosa che fa bene. Deputata Lorenzin, deve concludere. Passato, e vorrei sapere che cosa si intende fare. Il Ministro dell'Interno Salvini ha facoltà di rispondere, prego. Grazie Presidente. Lo sviluppo del mercato della cosiddetta canapa legale è stato reso possibile grazie alla legge 242 del 2016 approvata dalla maggioranza di centrosinistra, ovviamente. Tale normativa ha consentito il proliferare nelle nostre città di punti vendita al dettaglio, cosiddetti cannabis shop, di prodotti a base di canapa. I rischi per la salute sono evidenti e resi evidenti anche dal Consiglio Superiore della Sanità. Sono emersi da tali attività specifiche criticità sulle concrete modalità di vendita al dettaglio di alcuni prodotti, che sarebbero teoricamente da collezione, la qualcosa fa ridere chiunque viva su questa terra. Aggiungo che sulla materia è intervenuta, come lei ricordava, una pronuncia della Corte di Cassazione a sezioni unite. Ritengo dunque necessario che, accanto all'intensificazione dei controlli sulla crescente rete dei cannabis shop, dal mio Ministero dell'Interno richiesta a tutte le prefetture italiane e in alcune province italiane siamo arrivati a presenza zero grazie ai controlli delle autorità del posto, è ovvio che deve essere affrontata con rigore la tempestività anche l'adeguatezza della legge del 2016, e a tal fine mi rivolgo a codesto Parlamento, ciò al fine di eliminare ogni cono d'ombra o possibili spazi per attività che favoriscano lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti. Io ho incontrato tutte le comunità, le principali comunità di recupero, che sono assolutamente univoche su questa battaglia. Contro la droga è necessaria una battaglia città per città, scuola per scuola.
tanto che per l'anno scolastico 2019-2020 abbiamo raddoppiato lo sforzo per l'iniziativa Scuole Sicure, che coinvolgerà più di 100 comuni italiani che potranno beneficiare di specifiche risorse per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza, assunzione a tempo determinato di agenti di polizia locale, acquisto di mezzi e attrezzature per la promozione di campagne informative per la prevenzione e il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Quindi al Ministero stiamo, tramite le prefetture, dando ogni disposizione perché venga rispettata la sentenza della Cassazione. Da questo Parlamento mi auguro un intervento che metta fine alle ambiguità interpretative della legge del 2016. Se poi questo Parlamento volesse anche adottare la possibilità di verificare tramite test antidroga la lucidità di chi lavora in questo Parlamento, io non mi opporrei sicuramente. Più controlli per i cannabis shop che vendono prodotti a base di canapa pericolosi per la salute umana, ha detto il ministro, e la modifica della legge 216 ministro che Salvini deve su questo essere modificata togliendo il CONI. Prego, deputata Lorenzini, a facoltà di replica. Ci sono centinaia di migliaia di ragazzi che stanno male nel nostro paese, io vorrei evitare questo show da palcoscenico, e lo dico veramente ai colleghi che sono qui oggi, perché signor Ministro noi non abbiamo nessun bisogno di una legge del Parlamento, basta un'ordinanza del Ministro competente, che è il Ministro della Salute, o un decreto fatto dal Consiglio dei Ministri di cui lei è membro autorevole e Vicepresidente del Consiglio. Allora, la legge del numero 242 del 2016, così come è stato ribadito dalla Corte, no, non qualifica come non lecita l'attività di vendita dei prodotti. Cioè l'attività che era stata permessa della legge era solo un'attività industriale, ad uso produttivo industriale e non ad uso di commercio. Io stessa, nelle more del passaggio delle consegne da ministro, mandai in AS, mi feci dare un parere dal Consiglio, chiesi il parere dal Consiglio sulla Sanità, che fu tassativo e tranchant su questa materia, e chiesi un parere all'Avvocatura dello Stato, che non poteva essere difforme da quello che è stato dato più di un anno fa, per poter fare un'ordinanza. Siccome nel frattempo arrivò un nuovo governo, l'ordinanza si poteva fare veramente in una settimana. Abbiamo fatto tantissimi decreti, e un decreto che chiudesse questi centri o ne regolamentasse la vendita non c'è stato, e non c'è stato perché voi state facendo propaganda su questa roba, perché è facile dire no alla droga e poi carezzare il capello o il pelo di chi invece va a comprare questi prodotti. Allora, la droga o si dice di no o si dice di sì, se si dice di no lo si dice tout court, e non si fanno le nozze con i fichi secchi. In legge di bilancio avevo previsto un emendamento, trovando le coperture, di 200 milioni di euro per finanziare le regioni che non hanno più un euro nel Fondo Sanitario Nazionale per fare prevenzione, per aiutare i CERT, per aiutare le comunità. Anch'io ho incontrato le comunità che ha incontrato lei, e sa che quello che le chiedono è di fare dei provvedimenti chiari, pochi ma certi, per il contrasto agli stupefacenti. E mentre tutti qui stiamo parlando delle barche, abbiamo gli spacciatori nelle nostre piazze, nei nostri marciapiedi, davanti a casa di ognuno di noi, e non è cambiato niente con il governo del cambiamento, ministro, non è cambiato assolutamente nulla. Grazie. Passiamo all'interrogazione numero 3845.